Più che altro è bene che chiarire che sono un pescatore anch'io come voi, eh? No, perché a volte qualcuno mi dà del lei, sono un pescatore come voi, abbiamo la stessa passione, ci si dà del tu e si cerca di migliorare tutti nell'azione di pesca. Quindi non esitate a chiedermi, sono io che girerò, che se vedo qualcosa che secondo me sbagliate o che potete far meglio, ve lo dirò per migliorarvi, perché nella pesca abbiamo tutti da imparare, compreso io. Voi siete già forniti, avete i modelli vecchi, e ora avete il modello nuovo. Grazie, piacere. Grazie. Il nuovo, eh? No, il modello vecchio, eh? Scusa, dai. Le intenzioni buone, eh? Eh? Ce l'ho anch'io questi cazzoni. Ciao, ragazzi. Ciao, bella. Che te pescatrice o lo segui? Sì, no. Eh? A te ti piacerà mangiarlo il pesce, almeno. Sì. Ah. Legate, vedi? Ok. Sono già legate, poi noi peschiamo con queste. Petto di pollo, certo, petto di pollo ci vuole, pezzettino di calamaro. Così lo faccio vedere anche agli altri, eh! E poi lo tagliate a striscioline, in questo modo. Poi la strisciolina potete fare più lunga, più corta. Vedi, queste sono già sottovuoto, legate con un pezzettino di filo elastico. Questa è la mia canna, la canna top di gamma, R18 telescopiche ultralight. Per fare questa pesca a sgombri, sugarelli, è veramente il massimo. Ora io mi concentro un po' perché la vista sta calando e a infilare il filo negli ultimi anellini devo starci più concentrato. Però ce la stiamo facendo e ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, cerchiamo di non buttarlo in mare, è importante. Si taglia e si butta nei cestini o in barca in una bustina. Se vedi che non ti dà, eventualmente gli dai un'altra cannata e vai più giù, no? Poi dopo tanto dovrebbero venire anche abbastanza sopra. Ecco, vedi, ci ha dato una spiombata, ci ha dato una spiombatina. Sono un po' più giù, vedi, sono intorno ai 13 metri.
Per ora siamo all'inizio della pescata, i pesci devono ancora sentire la pastura e i primi, diciamo, che si trovano sul posto sono i sugarelli. E comunque qualche sgombro è stato già preso, uno qui, uno là, e c'è sempre la speranza comunque che da un momento all'altro si porti il branco dei pesci nei pressi dell'imbarcazione dietro a, diciamo, al potere attirante della pastura. Ricordati, tieni la canna alta, recupera più piano. Okay. Più piano e tieni la canna alta. Quando vedi arrivare la pallina, c'hai il fermo. È uno sgombro. No, sugarelle. Ora devi prendere la misura. Che misura tu devi prendere? Sì, devi prendere la misura di imbarcarlo. Sono bravo? No, e devi recuperare un altro po'. Portati la pallina, quando prendi la misura, portati la pallina a un metro dal cimino. Siamo qui col futuro, con le nuove leve, siamo qui con Diego, guardate cosa ha fatto, questo l'ha fatto il babbo, l'hai tirato il babbo, per portare Diego all'altezza della balaustra del catamaran, questa è passione vera, Diego? Sì. E poi babbo ti ha fatto il panchetto, però te lo stai massacrando, due secchi. Due sgombro, due sugarelli. Due sugarelli grossi. E una gallinella rilasciata. E una gallinella rilasciata. E qualche rilascio di pesci più piccoli, perché si deve partire sin da bambini e capire che quelli piccoli si rilasciano, quelli grossi si tengono. Diego? Sì. Questa è la passione, vedi? Cioè, quando vedo queste cose lì, godo. Vedi, un bambino, quanti anni hai, Diego? 9 anni. Vedi, con una passione come quando ero piccolo io. Io ho una passione tremenda. Se mi portavano così su un catamarano a pesca sgombri, no, buttavo giù il catamarano io, E anche te mi sembra che tu abbia una grande passione. Tu tubertini, mulinelli, canne, tubertini. Sì. Grande Diego. Questo è il futuro, ragazzi. Questo è il futuro, i ragazzi. C'ho due ami, Sempre pescetti piccoli, quindi rilascio. Cominciano a entrare i pesci. È una pesca che non c'è mai, diciamo, la certezza, se, essendo pesci pelagici, non c'è mai la certezza di trovarli e di pescarli. E da un momento all'altro magari entrano e quindi inizia la festa. Sgombro normalmente si pesca un pochino più alto, diciamo, come altezza di lancia.
Sotto normalmente sono i primi a arrivare, sono i sugarelli che si pescano più verso il fondo. Però in certe situazioni anche gli sgombri si pescano sul fondo, magari più nella stagione primaverile. Ora sono decisamente entrati, diciamo che ad ogni cala si vede la mangiata. Pesci divertentissimi e buonissimi anche da mangiare. Questo è proprio sgombro. Poi c'è l'altra varietà, che è l'anzardo cavalla, che è più tozzo, ha l'occhio più grande, è una qualità diciamo inferiore allo sgombro da mangiare, però è sempre un pesce buonissimo anche la cavalla, però questo diciamo è il pesce più ambito nel versante adriatico. L'R18 telescopico non ha assolutamente problemi a salpare due pesci anche come questi volati. Sta pescando con dello 016 carbo white, chiaramente, però funzionano bene anche altri fluorocarbo tipo il Boss, che è un fluorocarbo più economico, che diciamo per andare a pescare per i fatti vostri, non in competizione, va molto bene. Ora dopo poi vediamo anche quei dettagli, tanto ora cerchiamo di prenderne un po'. Ecco anche Young, che sottolineo che è la prima volta che Young fa questo tipo di pesca, però con diciamo con l'attrezzatura giusta, con quei tre consigli base che servono in questo tipo di pesca, riesce anche lui a prendere pesci e divertirsi. Amici Italian Fishing TV, ve lo faccio vedere, l'esca segreta, petto di pollo. Ora, eccola qua, c'è proprio la confezione. Come si innesca, eccolo qua, che c'ho un pezzetto già qui dentro. Si fanno delle striscioline tagliate a forbici, non molto grandi, vedete, in questo modo. Filanti, no a bistecchina, cioè filanti, in modo che una volta innescate, appena puntate, risultano belle fluttuanti in acqua. Quello è uno dei particolari fondamentali perché tutte le esche risultino catturanti. Ora si fa vedere la cala in diretta. Ora l'ho già innescato io. Questo è un po' troppo grande, lo riduco. Ok, due bocconi col petto di pollo. Non ci sono molti pesci adesso, cioè, però vediamo se riusciamo a farvi vedere una cattura in diretta col petto di pollo, che può essere sgombro, sugarello, cioè si pesca sollevati. Vedete? In diretta me ne ho fatti vedere due, ne ho due. Ho fatto una doppietta, c'è uno sgombro sicuro e un sugarello. No, sono due sugarelli, però doppietta in diretta col pezzettino del petto di pollo. Faccio vedere anche, che sennò uno può non crederci. Eccolo qua. Striscina di petto di pollo, un sugarello. L'altro amo, vedete, petto di pollo, esca micidiale. Un bel sugarellone, vedete, è uno dei pesci diciamo che io utilizzo per farci dei carpacci. Il sugarello è veramente un pesce eccellente da mangiare, carpaccio oppure sfilettato per farci ad esempio dei primi pesce azzurro di qualità.
Siamo a Chioggia e sono i primi di luglio, tra l'altro il 6 di luglio, una data per me importante perché è il compleanno di mia moglie Irene, che saluto e faccio gli auguri in diretta. Chiaramente il video verrà trasmesso poi successivamente. E c'è stato un mese e mezzo di alta pressione, direi altissima pressione, con temperature torride, 32, 35 gradi, 36 gradi, e sono le condizioni ottimali per pescare i pesci pelagici, pesci azzurri, sugarelli, sgombri, questo tipo di specie. Oggi è una giornata dove c'è un po' di mare e c'è stata una condizione nella nottata, c'è stata una burrasca piuttosto forte, quindi sono cambiate un po' le condizioni di stabilità. E lo sentono subito questi pesci, i sgombri, i sugarelli, pesci che azzurri, sentono molto quando c'è delle perturbazioni, ma le sentono in maniera negativa, capito? Perché è un discorso con l'alta pressione sono più propensi, hanno un'attività alimentare maggiore, mentre quando c'è queste basse pressioni hanno un'attività alimentare bassissima. Diciamo però c'è un vantaggio, che le temperature sono molto più accettabili. Infatti siamo a metà mattinata e non c'è ancora quel caldo, diciamo, torrido dei giorni passati. Il problema di questi periodi di luglio è veramente il caldo, e quest'anno non ce l'ha fatto mancare. Siamo in compagnia qui di Young, un mio amico, un cliente nostro, i Tubertini, che è la prima volta ad esempio che si avvicina a questo mondo, alla pesca dal barcone. Come sta andando, Young? Tutto bene. Tutto bene, un po' di pesce, ora è una menola. Una menola, puoi rilasciarla, abbiamo preso dei sugarelli, degli sgombri. Young è la prima volta che fa questa pesca, però con un'attrezzatura, diciamo, di medio livello, una canna F2 telescopiche che fa 3,80-4,50, una canna nata apposta per fare questo tipo di pesca, un mulinello, diciamo, medio economico, una lenza, un finale buono di fluorocarbo, carbo white, sta prendendo, diciamo, diversi pesci, e ti sta divertendo, no, Young? Sì, molto divertimento. È una pesca divertente, dove si sta in compagnia, dove si passa una bella giornata. Sul catamarano ci sono tutti i comfort, ad esempio dopo pranzeremo, ci faranno la pasta, c'è da bere, c'è di tutto. Si passa veramente una giornata piacevole di pesca insieme a molte persone, amici e conoscenti. Il vantaggio, ad esempio, di avere un mezzo tipo questo, tipo il catamarano comfort, che è un mezzo importante, un mezzo da 25 metri per 9 di larghezza, quindi già il catamarano in mare è molto stabile. Poi questo è una nave, non è un'imbarcazione, 69 posti segnati, tutti posti con la presa dell'acqua di mare, cioè con le sue vaschette portaesche. Però il particolare fondamentale è la stabilità di questo mezzo, è un mezzo molto stabile. Oggi c'è abbastanza aria, abbastanza vento, è un'onda anche che può essere fastidiosa su alcune imbarcazioni, diciamo che può creare per dondolio, che a uno che è borderline con il mal di mare, con la sofferenza del mal di mare, può recare dei fastidi. Mentre su questa imbarcazione si ha veramente la sensazione di essere a pescare sulla terraferma, si ha un minimo dondolio, ma veramente quasi impercettibile. Per questo è un mezzo che riesce a fare, diciamo, più uscite durante l'anno, perché anche con un metro d'onda riesce a stare in pesca e la pesca rimane sempre confortevole. Doppia di veli grossi, doppia di sgombroni volati, grande canna, l'R18 telescopiche ultralight, ragazzi, è una piuma, e ci tiri su pesci veramente a palla, pescando con un fioretto, perché credetemi, è veramente un fioretto. Vedete, sono pesci belli, doppie. Thank you.
Sto cercando di pescare un po' in tutte le posizioni dell'imbarcazione in modo che così, cioè, anche i vicini si rendono conto magari di tecniche diverse, perché a seconda del posto dove ci troviamo, corrente sotto, corrente fuori, corrente di traverso, dobbiamo mettere in atto un tipo di pesca diverso in base al posto dove peschiamo. Questo noi siamo abituati nelle gare, chiaramente, perché nelle gare sono 4 turni da un'ora e incrociando sulla barca peschiamo, diciamo, prua destra, prua sinistra, poppa destra, e quindi in ogni posto c'è un sistema di tecnica diversa, un'altezza diversa da dove si stazionano pesci e proprio un sistema diverso di pesca. Sono dei posti dove devi fare il recuperino, altri posti dove devi lanciare, va in base anche al discorso di come entrano i pesci nella pastura. E la canna da natante è bello per questo, perché c'ha tantissime varianti e la difficoltà è proprio interpretare il sistema migliore nel più breve tempo possibile. E chiaramente questo si fa con anni di esperienza. Pesci che mangiano veramente male ci sono, ma mangiano male l'orario diciamo di mezza giornata, l'orario di mezzogiorno è il momento in cui sono più apatici e è il momento anche più divertente, perché dobbiamo innescar bene, pescar bene, pescarli veramente all'altezza giusta. Alle volte basta mezzo metro, credetemi, che cambia il mondo, mezzo metro di profondità, mezzo metro dove riusciamo a dove vogliamo fermare la lenza, cioè mezzo metro, vi rendete conto quanto è poco? Ecco, qui cambia il mondo, mezzo metro di distanza, quando soprattutto sono così, diciamo, pesci svogliati. Chiaramente le giornate che mangiano anche l'elica della barca è diverso, però queste sono le giornate, diciamo, più belle. Chiaramente il pesce va tirato un pochino meno, perché si pesca con un diametro più sottile, però ora le toccate veramente sono a ogni cala, si vede la mangiata del pesce. Questo vi fa capire quanto siano importanti i particolari nella pesca. Cioè Andrea dice: guarda, non l'ho mai presa a mano l'area 18, me la fai vedere? Ora te la faccio vedere, è tutto diretta, nel senso non si è fatto scenette, è vero, confermi che non si è fatto scenette. Sì. Te prendi in mano adesso per la prima volta l'area 18 telescopica, hai quelle da fiume, che mi ha detto però non sai cos'è questa. Cioè, sembra di averci quella da fiume, però è una canna da barca. Sembra di avere una canna da fiume, da bianco in mano. Sì, da bianco, una canna da bianco di 5 metri, però è una canna da barca che voli, pesci da... a doppietta, da pesci da quattretti, mezzo giro le vole. Molto leggero. Come bella, Andrea? Bella. Poi molto, piega molto bene, una bellissima canna. È una canna favolosa. L'R18 telescopic da botte è una cosa pazzesca, veramente. C'è la versione ultralight, che è quella che ho adesso, e la versione light, che è leggermente più rigida. Vedete, non si vede più nulla, perché dalle squame poi dopo chiaramente si rifà tutta bella, la puliamo con l'acqua dolce e la spugnetta, perché in questa pesca chiaramente si sporca il mulinello. Guardate, il mulinello era praticamente un ILAS
5.000, era pulitissimo, però le sardine, il caldo, gli sgombri, e quindi a fine pescata è buona norma pulire tutta l'attrezzatura con l'acqua dolce. Cambiato esca, più basso, ho messo il petto di pollo e ho fregato una cavalla. Vedete? Pezzettino del petto di pollo e la cavalla. Diciamo quando sono un po' più anche svogliati, il cambio dell'esca, poi il petto di pollo è un'esca che comunque resiste anche sul lamo, eh? Quindi possiamo aspettare un pochino più in pesca rispetto al filetto di Alice, e quindi si può afferrare solo quando la toccata è un po' più decisa. Ne imparate sempre una nuova, eh? A me fa piacere anche dirvele, eh? Pesca veramente a mestiere, ora vanno pescati veramente a mestiere. Siamo a mezzogiorno e mezzo, sole alto, pesci molto diffidenti. Ora conta il fluorocarbo, eh? Ora conta veramente la qualità del fluorocarbo, l'innesco. Ora bisogna curare ancora di più i particolari, perché ora sono pesci, come si dice in gergo, laureati. Mangiano e sputano l'esca, ora bisogna essere precisi nell'innesco, nella ferrata. È chiaro, non sono in frenesia, quindi le doppie ora è più difficile farle. Ora sono pesci stillati, proprio uno a uno, pescati bene, soddisfazione, eh? Cioè, chiaro che se non fai le cose giuste e hai l'attrezzatura giusta, in questa situazione rischi, non dico di fare proprio il cappotto totale, ma comunque di prenderne pochi, eh? Questi sono ad esempio filetti di acciughe che io preparo per le gare su un amo del 10 della serie 11 storta. Diciamo, gli ami ottimali sono il numero 10 e il numero 8 della serie 11 storto. Anche stendere la lenza è importante in queste situazioni, stendere la lenza in un modo che i braccioli scendano non attaccati al trave, lentamente, fermare, c'è tanti piccoli particolari, fermare un po' la lenza per rallentare la discesa. Ricordo che si pesca con 30 grammi e quando li trovi l'altezza devi cercare di ritornare sempre esattamente alla stessa altezza. Non si mette il filo nell'unghia, chiaramente, perché comunque si può variare l'altezza poi anche successivamente. Vedete, ora c'è pesci che mangiano male, ma comunque se li trovi il verso giusto riesci a prenderli. Ora ho preso lo sgombro e il vicino, quindi vale doppio. Vicino lo sto liberando. Vicino lo sto liberando, eh? Te l'ha fatta apposta per farti fare la ripresa, di la verità. No, io l'ho fatta apposta, sì. Perché no, non l'abbiamo fatto. Scherzo. È stata una cosa fortuna. Capita in barca. Capita, perché capita, si pesca capita. Vicino, esatto. E quindi braccioli lunghi. L'importante è non arrabbiarci. No, in gara ci si arrabbia un pochino, ma di no, più. Ma non poco, non di, ma poco. Ma poco di più.
Poi ricordatevi che la pesca è fatta per l'80% di testa, di ragionamento. 20% è il manico e l'80% è la testa. Quindi ragionate sempre in pesca, sia che andate in gara, sia che andate per i fatti vostri. L'importante è che sappiate che l'80% è ragionamento. Il manico, secondo me, è il 20%. Conta, ma conta più il ragionare, come cercare un pesce, a che altezza, e allungare il finale, diminuirlo in base alle situazioni, usare un'esca più piccola, un'esca più voluminosa. Cioè, il bello della pesca è quello, perché il bello del natante è quello, perché se uno fa le cose fatte come si deve, cioè, e ti prendono pesci accanto e te non li prendi. Cimino, la sensibilità dell'attrezzatura con cui peschi è importante. Spesso Dario del catamarano si trova davanti e vede pesci sull'ecoscandaglio, però magari ha delle comitive che pescano grosso di filo, che pescano magari in maniera sbagliata, no Dario? E lui sa che ci sono i pesci, però non le vede prendere come vorrebbe che le prendessero, perché magari sbagliano qualcosa e chiaramente questi pesci ormai sono abituati a vedere le lenze, a vedere le barche, a sentire la pastura, a vedere sparire quello accanto, no? Tirato su, quindi anche loro comunicano e diventano più intelligenti, diventano più sospettosi, più furbi. E noi dobbiamo fare le cose sempre nella maniera più ottimale, perché secondo me anche i pesci si evolvono con la tecnologia, cioè con le attrezzature che migliorano, ma loro sono sempre più furbi. Quindi ragionate sempre e fate le cose nel miglior modo. Io ho finito adesso le alici già preparate e ne preparo un altro pochino, vedete? Cioè ne apro un altro pochino, preparate, questa è roba del 2018, quindi quanto sono? 4 anni fa. Sono piccoline, c'è scritto Pro, quindi è un top di gamma. Guardatevi che bocconcini perfetti per ingannare anche pesci più diffidenti, come in questo caso. Vi sto dicendo tante cose oggi, forse troppe. Vi ho insegnato il petto di pollo, vi sto facendo vedere troppe, Dario. Allora ragazzi, mi sta procedendo? Bene, bene. Bene? Dai. Qualche pesce sta mangiando, ora sono un po' difficili. La tua presenza. Quindi bisogna... No, della mia presenza hanno paura i pesci, ricordatelo. Hanno paura, capito? Vado un po' in diretta, sgombro in diretta. Come le mangiate voi gli sgombri? Mangiamo anche sott'olio. Anche sott'olio, bravo. Anche sott'olio. Come i tombarelli. Sì. Sono buonissimi anche sott'olio. Lo sgombro è veramente un pesce, può fa bene, io ne so qualcosa, perché abbassa il colesterolo. Esatto, pesce azzurro. Oltre a divertirsi c'è anche, diciamo, il lato culinario. Esatto, bene, che non fa mai male. Babbo e figliola 17 anni, no? Futuro pescatore, sicuramente garista. E qui è una bella posizione, no? Da stamattina. Avete preso, avete già ghiacciato qualcosa, perché i pesci vanno tenuti bene, ghiacciati, importante. Come va ragazzi? Malissimo? Come malissimo? Malissimo, facci vedere se va malissimo. Posso? Perché le ghiacciaie si chiede sempre il permesso al proprietario, se uno mi apre la ghiacciaia senza... Guardiamo un po', vabbè, dai ragazzi, però tenuti bene, pesci tenuti bene, bottiglie di ghiaccio, questo è basilare. Acqua freddissima, perfetto, si chiude perché c'è 30 gradi e passa. Vedete, un po' di pesci sono stati presi un po' da tutti. Tutti, diciamo, ho visto una bella educazione nel tenere il pesce. C'è anche scritto, Dario ha messo dei cartelli sulla barca di tenere il pesce baiato. A disposizione c'è anche del ghiaccio a bordo del catamarano Comfort, perché sono giornate comunque che siamo over 30 gradi, quindi il pesce va tenuto perfettamente. Perché tutti quelli che sono qui, oltre al divertimento, poi c'è anche, ripeto, per l'ennesima volta,
il lato culinario, il fatto di poter portare pesci a casa buonissimi e di mangiarli con gli amici, con la famiglia, quindi è una cosa molto piacevole. Lo spirito ecco di stare su delle barche così, diciamo, di dimensioni importanti, tante persone insieme, è quello di passare una bellissima giornata, comoda, dove c'è veramente tutto, dai pasti ai WC, alle esche già fornite dall'organizzazione, quindi dalla barca, da Catamarano Comfort, alle pasture messe a disposizione, c'ha due sardamatiche di prua che coprono tutte le murate, quindi i pesci sono abbastanza omogenei da prua e da poppa. Ci possono essere delle giornate che ci sono dei turni, dei picchetti un pochino più favorevoli e altri più sfavorevoli, però in ogni postazione c'è il ragionamento di come prenderli. Ecco, seguiamo, vediamo qua sulla murata, come vedete divertimento c'è per tutti. Vedete, questa è una grandissima canna, la F1 Drifting è una canna che per me è fantastica, ci ho preso veramente tantissimi pesci, è una canna di una soddisfazione unica. La pulisci però dopo, sì? La pulisci? Sì. Qui abbiamo una pescatrice, lei pensava che io non la inquadra, non la facessi inquadrare, ma ero già passato, dice mi sono salvata, e invece la presentiamo anche. Come ti chiami? Gioia. Gioia, che è la ragazza di? Diego. Di Diego, vedete? Bellissimo. Cioè, due fidanzati, penso siate fidanzati perché siete molto molto giovani, no? Quanti anni hai, Gioia? 20 e lui 21, capito? Quindi sono dei proprio... E col papà di fianco di Gioia. Quindi per Diego problemi grossi se fa qualcosa non deve fare, capito? E papà è anche abbastanza robusto, quindi non lo vedo messo bene Diego. Diciamo che se ho l'ultimo euro in tasca io lo scommetto sul papà. Vedete, mi fa piacere, vedo molta attrezzatura. Tubertini, te hai l'F2, ecco, l'F2 è la canna, diciamo, da pescatore toppe per fare queste pesche qui, da pescatore amatoriale, Una canna leggera, tecnica. Torniamo qui con Diego. Ragazzi, a me vedete su io ti faccio una foto. Ti devo fare una foto io, perché su quel panchetto lì sei meraviglioso. Fammi il col pollice. Vai, Diego numero uno, anche col panchettino. L'hai preso i sgombri, Diego? Sì, l'hai preso, bravo. Vabbè. Va bene, dai. Ah, questa è una canna eccezionale, la Strai. È cambiato, Stamattina ci avevi... questa è un fioretto, vai di fino te, Diego? Te dilli, babbo, il giorno che sarò senza panchettino ti massacro. È una promessa, Il giorno che non userò più il panchettino sarai più grande e papà lo massacri. Sardamatiche pieni di alici, vedete, con la cannella ininterrottamente tutto il giorno, perché così almeno la pastura si amalgama meglio e fuoriesce meglio. Ce ne sono due, uno lato sinistro e uno lato destro di prua, e la scia praticamente è tutta, diciamo, uniforme lungo la murata, quindi tutte le postazioni sono buone, o comunque in tutte le postazioni si realizzano le catture. Guardate solo la prua, che bella larga. Sì, questa è la prua, sembra una poppa. Grande come una barca. Sembra una poppa. O mi dica che è larga come il Tuccoli, perché, oddio, è più larga del Tuccoli. È più larga del Tuccoli la prua del Catamarano Comfort. Io punto molto sulla velocità e sul tecnico della barca Tuccoli. Sulla stabilità, il comfort. E tutto quello che allora è benessere, perché io voglio puntare, ormai è da 22 anni che faccio questo mestiere, no? E pensavo anche l'altro giorno, sì, va bene le catture e tutto quanto, però all'interno veramente dell'imbarcazione, della nostra attività, c'è una continua connessione tra i pescatori. Ed è la cosa più bella che vedo, lo stare insieme. Noi qui cerchiamo anche di fare una cultura di quello che è la pesca sportiva in mare. Certo. Veramente cerchiamo di far capire alle persone che avere, ad esempio, di
qualità, l'attrezzatura di qualità, sì, è basilare, ad, sì, esempio. Io ho visto ad esempio negli anni aumentare ad esempio prodotti che io rappresento e che faccio, i prodotti Tubertini. L'ho visto veramente, ora si è fatto un giro e ho visto veramente che la maggior parte utilizza o la canna nostra, o l'amo nostro, o il filo, il carbo white, tutti i fluorocarbo in bobina, molte canne nostre di tutti i tipi, da quella più economica, diciamo, da una F2 telescopiche alle F1 drifting o a cannette più. E ho visto anche diverse R18, certo, in altre occasioni, capito? Perché c'è questa condivisione di informazioni, sì, capito, che avviene proprio in barca, certo, vicino, bravo, perché c'è un margine di paragone con quello vicino. Io dico sempre che, sì, da solo sulla tua barca in mezzo al mare non dimostri di essere bravo, può prendere due pesci e magari se c'era uno bravo ne poteva prendere 10 accanto a te. Qui c'è il confronto, non è una gara, perché non è una gara, però c'è il confronto con i vicini, con le persone, e siccome nella pesca tutti abbiamo da imparare, è un motivo in più per stare accanto a delle persone che fanno delle cose correttamente migliori. Quindi con gli occhi si ruba e dice la prossima volta guarda lo faccio anch'io veloce lì, e o se no vedi lavorare una canna particolare. Cioè oggi tutti mi hanno fatto complimenti chiaramente per l'R18 telescopiche che sto utilizzando, beh è il top di gamma al massimo, una canna inimitabile come io dico, come la Gioconda, no? Cioè una canna impensabile per qualsiasi altra azienda, però quello è il top di gamma, è il top di gamma anche per andarci a pescare per i fatti suoi, per chi vive la pesca veramente con la passione. Prima c'era anche il dottore che mi ha detto guarda comprate anch'io l'R18 Ultralight perché è una roba pazzesca, e lì è una goduria mentre ci peschi. Poi chiaramente uno compra l'attrezzatura anche in base alle possibilità economiche e alle volte, no, che esercita. Io dico solo una cosa, la pesca. Un pescatore dove, che la compri o non la compri, un pescatore deve provare una volta nella vita, certo, la R18, bravo, secondo, bravo, me. Ma non, ma veramente, certo, perché è una canna veramente straordinaria. Io l'ho fatta sentire. Non capisco niente di pesca sportiva. Sì, vabbè, diciamo, ma ormai te 22 anni la fai di qualcosa. Però, almeno a livello di sgombri ci capisci. Sai dove, sì, portare la barca, dove ormeggiarla in base ai periodi. Esatto. Quello l'hai capito. Poi con la canna a mano non t'ho mai visto. A proposito, si va a vedere un po' Dario la canna a mano? Ora gli si fa prendere uno sgombro l'R18? Andiamo. Proviamo. Proviamo. Non è detto, eh. Ora si guarda. Attento Fabio, vai un pochino più là che gli si fa perché pesca proprio lì, eh. Ora ti levo. Qui è rimasto un po' al sole, c'è che ci levo un po' di filo elastico perché gli voglio dare il massimo delle possibilità a Dario. Allora, qui l'esca è un po' più scottina. Con la canna del Volpi. Ora guardiamo, Dario. Sono tutti bravi, eh. Perché, sono, ragazzi, bravi. Io Dario. Con la canna del Fabio che bisogna vedere. Io non gli ho mai visto prendere un pesce a Dario. Tanti anni che ci conosciamo. La canna del Fabio che ci vuole il coraggio a pescare. Tanti anni che ci conosciamo, ma non gli ho mai visto prendere un pesce. Vai, io calerei lì. Dove? 6 metri, 6 metri. 6 metri, virgola. 6 metri. Circa 6 metri lì. Ah, lui là, lancia, ha fatto l'opposto che gli ho detto. Chiudi, devi prendere lo sgombro, eh. No, il sugarello, eh. Ecco Dario con la canna a mano, un evento. Non lo so se ci sono ora o no da questo lato, eh. Però per ora la tiene stabile, diciamo, non trema. Oh ragazzi, un pesce a dare bisogna farglielo prendere, eh. Con l'R18, botte telescopiche di Tubertini. E là, forse ha captato qualcosa. No, ma ora sono imbullonati proprio, ora non aprono bocca, eh. Una pattinata. Sì. No, attenzione, attenzione. No, addio, addio. Casino totale, sgombro perso, legame. Vedete, sono intervenuti i due vicini laterali, Fabio. È intervenuto Fabio, geloso che non lo stavano riprendendo. Geloso che non lo stavano riprendendo. Ebbene sì. Cioè, e quindi ha fatto un casino, Fabio. Eh? Cioè. Adesso ci vuole l'esorcista. Sì. Adesso Fabio, no, fallo vedere il casino che ha fatto Fabio, no? Perché dice è un bravo ragazzo. Guardate il bravo ragazzo che ha fatto Fabio. Cioè, guardate un po'. Cioè, è anche un ex forza dell'ordine, eh? Stiamo buoni, eh? Cioè. Così vi faccio vedere anche. Vai, chiudi. Buono. Perfetto. Stai con la canna in là.
stai con la canna così, sì, fermo. Sì. No, appoggiato, no, stai con la canna un po' più bassa. Così, perfetto, sì. Vedrai che un po' ti migliora. Però stiamo proprio giusto da parte. Sì, sì, perché si incanalano, alle volte basta veramente mezzo metro, 70 cm di altezza, e che vedi tante meno toccate. Fanno quelle folate, 3-4 pesci di fila sulla murata, poi si ricalmano. Ecco Dario incannato! Incannato Dario, finalmente con l'R18 bot. Mi sembra, no, non è la doppia, no, no, è un singolo. Sgombro sicuramente. Eccolo, d'Italia. Là. Il primo sgombro della vita. Cioè, non l'ho mai visto con la canna in mano io, Dario, eh. Cioè, c'è un motivo. Con l'R18 e la lenza del Volpi è semplice. Anche Dario, che non pesca, può prendere il pesce. Numero uno. Sì. Ho spaccato la canna a metà. No. Questa è la mia? Sì, è la tua, è la mia, quella lì. Non lo vedete, ma pensate mia di voi me l'abbiano regalati 65 titoli. Cioè, questi pensano che mi abbiano regalato 65 titoli fra mondiali italiani. Pensavano uscissi fuori, ah no, mi hai rotto la canna a metà. Cioè, ti ho detto, l'unico cosa che mi devi rompere è il cimino. Non ci casca, no, ma ci ha dato, tira su. No, ragazzi, ma questi, piano. Ma questi dormano, ragazzi. Questi dormano. Ecco, guarda lì, mi è toccato ferraglio da me. Cioè, c'ha una doppia. No, guarda un po'. Mi è toccato ferraglio a me. Ragazzi, mi è toccato Ferraglia la mia. Ma cioè, non l'ho vista niente. Era lì che facevano, le conferenze, capito? Li dava sulla canna e non lo vedeva. Ah, Fabio, con questa attrezzatura ci rimangano da soli. No, non incominciamo a guardare troppi segreti. Si è portato via lo sgombro. Cioè, qui non fanno prigionieri sul comfort. Come dico sempre io, non pensate che ora con questa firma si possa prendere più pesci, perché se prendano più pesci è perché fanno le cose giuste. Ti sei divertito, Young? Guarda, ti sta riprendendo. Dici un po' l'esperienza. È un grande pescato. Hai mollato, non hai retto fisicamente. Infatti stavolta hai dormito pochissimo. La barca, la barca è fatica. La barca è fatica. Bisogna esserci abituati anche a stare in barca, perché le gare poi si vincono con la testa. Mi devi portare sempre fuori a spesso pescare. Ti porta a pescare dei pesci grossi. Quelli che abbiamo pescato come oggi le useremo come esca quando viene un mese. Ottimo. Allora, io rimetterei uno a sorteggio, vi è stato dato dei numeri, fortunato lo vince, che è questo. Questi due non li metto a sorteggio perché penso che quando ve lo proporrò sarete tutti d'accordo. Qua abbiamo il più piccolo, Diego, 9 anni, che il suo babbo gli ha fatto apposta, non so se l'avete visto, se eravate dalla parte opposta, però ve lo racconto io, un panchetto per arrivare alla balaustra e poter pescare. Quindi io penso che Diego
ha vinto il Mulinello. Diego è il vincitore del Mulinello. Ha tutta roba, tubertini, canne, mulinelli, eh? E ha vinto anche un Aiko 6000, che è apposta per fare questa pesca. Poi mi sono accorto anche, giravo tutto il resto, che siete tutti brutti, con la barba, tutti detroiai, però c'è una persona che è molto elegante, femminile, no. Femminile rispetto a tutti voi maschiacci. No. Siccome è l'unica donna del catamarano oggi, Gioia, se non sbaglio, vedete che non sono ancora rincoglionito, direi che l'altro Aiko 6000 se l'è vinto Gioia, che ha pescato tutto il giorno, non ha mai mollato, non si è mai suo fidanzato, e ha suo padre accanto. Ora te sei un po', non sai se darlo al babbo o al fidanzato. Io no, lo terrei io comunque. E questo è a sorteggio. Dai, facciamo una cosa, guarda. Tanto se uno è un po' poco, ne mettiamo due a sorteggio, si accontenta tutti, eh? Allora, oh, via! Così l'abbiamo finiti oggi e chi prima arriva, prima macina, no? Allora, è un 6000, è un 7000, no? Ecco, allora prendiamo una mano innocente, lo sorteggio io, ma tanto innocente non sono. Allora, mettilo qui, vai! Allora, siccome ce n'è due, uno si fa sorteggiare a Diego e uno a Gioia. Ora se lo rivincete voi lo date in beneficenza, eh? Via, senza guardare, eh? Uno ne devi prendere. Allora guardiamo se ha tirato fuori Diego. Il numero 12. Il 12 vince il mulinello. Eccolo. C'ha anche la scelta, 6000 o 7000? 7000. 7000. Vai, l'ha vinto il mulinello il Carlo. Erno, non ti potevi chiamare Carlo, scusa, faceva anche bella figura. Erno. Che come hanno fatto a metterti nome Erno? Carlo era troppo semplice. Allora, e l'altro si fa pescare a Gioia. Se prendi il tuo fidanzato non vale, eh. Okay. Te lo dico. Questo è un numero che a me piace tanto. Vince l'Icon 6000 il numero 1. Chi è il numero 1? Chi è? Sei te? Guardate un po' dalla scatolina. Numero 1, allora vince l'Icon 6000 Nazareno. Un nome più comune di? Erno. Erno, Carlo, o per noi Carlo, per gli amici Carlo. Grazie. Dai, ragazzi, è stata una giornata passata veramente con spensieratezza, in compagnia, e io sono stato benissimo, vi ringrazio tutti voi dell'affetto, di tutto. Spero che ho girato un po' sulla barca, pescando anche un po' a destra e a sinistra, cercando di far vedere un minimo la tecnica. Diciamo, è un'occasione per stare insieme e voi per migliorare e io per farvi vedere, diciamo, questo sport della pesca, che è uno sport bellissimo. Non siamo il calcio, quindi persone tipo Marco Volpi possano venire su una barca e stare insieme a voi, diciamo, ce la tiriamo molto meno. C'è anche conti in banca diversi, però, eh? Però c'è anche delle soddisfazioni diverse, più un senso di libertà, più diciamo un rapporto umano con le persone. Qui ci abbiamo Diego in forma smagliante, eh? Diego, appena lasci quel panchettino lì che diventi grande, lo vedi che... Ah, il cappellino però non ce l'ha firmato Diego, te sei troppo timido, devi essere un po' più da guerra, Diego, capito? Guarda. Vai, eri l'unico che non avevo firmato il cappellino. Grande. Ha suo valore adesso, eh. Adesso ha suo valore. Dici qualcosa, Diego, saluta gli amici Italian Fishing TV. Un saluto. Ciao a tutti. 9 anni, Diego. E qui Gioia, che è molto più ora. Gioia ha 20 anni, capito? È già più. Un saluto a tutti gli amici Italian Fishing TV. Ciao. Ciao a tutti e ringraziamo Dario per, diciamo, la bellissima giornata.
domani ci sarà il secondo evento con Marco Volpi e tutti gli amici del Catamarano Comfort. Ciao a tutti! Grazie.